Cosa prevede la modifica del 17 marzo 2023 della legge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, abbreviata LPP, riforma della previdenza professionale? La previdenza professionale è il secondo pilastro della previdenza per la vecchiaia svizzera. È obbligatoria per chi ha un salario annuo oltre i 22.050 franchi e al più tardi a partire dal 25esimo anno di vita. Queste persone devono versare una parte del proprio salario coordinato a una cassa pensione, qui abbreviata in CP. Esso è il salario annuo meno la deduzione di coordinamento. Anche i datori di lavoro contribuiscono. Questo denaro risparmiato fino al pensionamento è l'avere di vecchiaia. Le rendite vengono erogate da qui. Le rendite sono determinate dall'aliquota di conversione. La previdenza professionale esiste affinché ogni persona possa mantenere il proprio tenore di vita abituale anche in pensione, risparmiando per sé. Per pagare le attuali pensioni, però, certe casse pensioni usano anche denaro versato da altre persone. Uno dei motivi è che le casse pensioni pagano rendite più a lungo, dato che la popolazione invecchia sempre di più. Per garantire il finanziamento delle casse pensioni, il Parlamento e il Consiglio federale hanno rivisto la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, abbreviata LPP. Contro questa riforma è stato lanciato un referendum. Per questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a votare. Che cosa cambierebbe? Se l'oggetto viene accettato, significa che, ad esempio, la previdenza professionale è obbligatoria a partire da un salario annuo di 19.845 franchi, invece dei precedenti 22.050 franchi. In questo modo più persone versano alla previdenza professionale e hanno diritto alla pensione. L'importo di coordinamento è una percentuale fissa, qui il 20%. Il salario coordinato è quindi l'80% del salario annuo. L'aliquota di conversione scende dal 6,8 al 6%. Questa è la quota del denaro risparmiato nella previdenza professionale che una persona riceverà come rendita annua. Le persone più giovani versano nella cassa pensioni più di prima, le più anziane di meno. Le persone più anziane continuano comunque a versare di più delle giovani. La Confederazione stima che, grazie a queste misure, verranno versati annualmente circa 1,4 miliardi di franchi in più alle casse pensioni. Ti serve una spiegazione per termini come aliquota di conversione o deduzione di coordinamento? Leggi di più su easyvote.ch/previdenza. Quali sono gli argomenti di chi è a favore? Serve una riforma della previdenza professionale che tenga conto dei cambiamenti della società. La riforma favorisce in particolare chi ha redditi ridotti, questo riguarda soprattutto le donne. Grazie alla riforma saranno usati meno i contributi di una persona per finanziare la rendita di un'altra, ovvero ognuno risparmierà per la propria pensione. Quali sono gli argomenti di chi è contrario? Le rendite calano e non si adattano all'aumento dei costi di vita. La riforma non risolve questo problema. Con la riforma, chi lavora versa di più alle casse pensioni. Questo riguarda soprattutto le persone con salari bassi. Le casse pensioni mettono troppo denaro da parte. La riforma rende le pensioni più arbitrarie e aumenta i costi organizzativi. Se vuoi che la modifica del 17 marzo 2023 della legge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, abbreviata LPP, riforma della previdenza professionale, venga accettata, allora vota sì. Se invece vuoi che venga rifiutata, vota no.